Buongiorno, mi chiamo Fabio Groppi e insegno software di progettazione meccanica 3D, sono Autodesk Trainer certificato su Invento. In questo corso cercherò di farvi conoscere uno dei software più diffusi per la progettazione meccanica tridimensionale, parametrica. Autodesk è uno di quei software che consente di dare vita ai vostri prototipi, ai vostri progetti, ai vostri oggetti che avete in testa in modo da poter essere già subito funzionali. In più consente di fare delle revisioni, delle verifiche, delle modifiche in maniera del tutto prevista. In questo corso andremo ad approfondire la costruzione di modelli 3D con le regole, le norme e le logiche di base necessarie per iniziare un apprendimento autonomo anche del software per continuare a migliorare. Il software 3D, Autodesk Invento, partirà dall'apprendimento dello schizzo bidimensionale come costruzione dei componenti. Proseguiremo con la modellazione 3D, quindi utilizzando tutti i comandi per dare forma agli oggetti che avete in mente, i fori, le forature. Andremo a utilizzare tutte quelle tecniche che consentono di realizzare forme più complesse per poi successivamente proseguire con l'assemblaggio. Perché naturalmente il nostro software consente di assemblare più componenti per ottenere un assemblato complesso. Non dimentichiamo anche che andremo ad approfondire le lamiere. Utilizzeremo tutti i sistemi per vincolare e costruire assiemi complessi. Proseguiremo con la distinta componenti e alla fine andremo a gestire le tavole tecniche. Le tavole tecniche sono necessarie per completare qualunque progetto in cui andremo a misurare e inserire le quote dei singoli pezzi, le viste sezionate e tutte quelle indicazioni necessarie sul disegno tecnico meccanico. Invento consente di costruire sia componenti prettamente meccanici. Ottiene anche delle ottime forme grazie a alcuni comandi di automazione per la meccanica, ma ciononostante consente di costruire qualunque tipo di oggetto 3D di qualsiasi settore. Approfondiremo infatti anche dei comandi che consentono di realizzare oggetti che possono essere costruiti anche in ambienti molto diversi dalla meccanica. Vedrete che alla fine otterrete un output di qualsiasi genere, sia che sia una stampa, sia che sia un PDF, sia che sia un'immagine di anteprima del vostro progetto. Vi auguro di avere un'ottima visione delle parti del nostro corso, di apprendere nel miglior modo possibile il nostro software e avere il miglior risultato possibile nella costruzione dei vostri progetti.